Perché è nato questo libro? È un libro che è nato sicuramente anche grazie, lo voglio fare di persona, grazie a Vittorio Stagnani, che ho avuto l'onore di avere come amico soprattutto, oltre che come maestro, che mi ha dato una serie di dritte e che è stato veramente il precursore, l'antesignano di questo tipo di racconti, perché tu hai citato Puglia Fuoristrada, ma quello che abbiamo fatto insieme, ma Vittorio in realtà aveva pubblicato un Puglia Fuoristrada negli anni 70, quando qui di camminare non lo raccontava nessuno, tanto che all'epoca l'editore fu un editore di Lecco, la GL di Lecco, voglio dire, quindi non c'era questa sensibilità all'epoca su queste tematiche. Vittorio ha dato il là a, questa, a questo tipo di scrittura, a questi libri, e quindi per fortuna poi è nato qualcosa anche dopo. Io con Vittorio poi ho fatto Lucania Fuoristrada, che abbiamo scritto a quattro mani, e poi mi sono lanciato in questo, che come ha detto Gabriella, inizialmente Vittorio aveva visto, mi aveva proprio stroncato, mi aveva stroncato. Dopodiché gli ho mandato appunto il capitolo su Michele e ci ha ripensato e mi ha incentivato veramente in maniera come solo lui sapeva fare e come non possiamo ripetere, perché non siamo, insomma, voglio dire, una cosa è farlo a quattro occhi, una cosa è dirlo in pubblico con i termini che ha usato. Quindi che cosa ho voluto fare? Ho voluto raccontare un ambiente, in questo caso la Murgia, ma questo potrebbe valere per qualsiasi altro territorio ovviamente, però in questo caso sulla Murgia io non ho voluto raccontare il territorio. Ci sono tanti libri che parlano, che cominciano, che basano il loro racconto sul territorio, sulla descrizione dei luoghi, sugli itinerari. E io ho pensato invece che soprattutto sulla Murgia, dove il rapporto tra uomo e natura, cioè l'impatto antropico sul territorio è fortissimo, ho pensato che i veri protagonisti di questo libro potessero essere gli uomini, le donne, le facce da Murgia, quelle persone che su questa Murgia ci vivono un po' perché ci sono nate, ma perché soprattutto ci credono e hanno questo attaccamento veramente viscerale alla loro terra, alle loro abitudini, ai loro ritmi, e questo non significa che non lavorino, perché non più tardi di sabato scorso eravamo da Ugo, che si sveglia la mattina alle 5 e va a dormire a mezzanotte. Sono posti dove gli animali e il campo non conoscono clima, non conoscono feste, non conoscono le domeniche, il Natale, il Capodanno, Ferragosto, devi lavorare sempre. Quindi che i ritmi siano più lenti è solamente una parte, ma in realtà lavorano tantissimo. E anche in condizioni che per molti di noi sarebbero assolutamente impensabili. Noi non sappiamo stare senza questo arnese, e lì è facilissimo dover stare senza questo arnese. Perché non prende in molti posti, tra l'altro. E ci sono difficoltà di tipo diverso, cioè se qua dobbiamo stare attenti a non essere tamponati dalla macchina, a non essere scippati dal ladro di turno, lì magari devi stare attento a non farti travolgere da un cinghiale che ti attraversa la strada, o devi stare attento al lupo che ti sta ululando a 200 metri di distanza. Quindi diciamo che la Murgia è un ambiente che, sebbene è vicinissimo a noi, è a pochi chilometri, è veramente un altro mondo. Ed è un mondo in cui queste persone vivono sfidando la terra e l'ambiente in ogni momento dell'anno. Non pensiamo solamente alla primavera, oh che bello il profumo, i colori, i fiori. No, la Murgia è anche e soprattutto quando il sole d'estate ti stronca, e soprattutto adesso, quando cammini c'è lo scorciacapre che ti toglie la pelle d'addosso e fa un freddo cane, c'è magari ghiaccio per terra, neve per terra. Questa è la Murgia. Quindi chi deve conoscere la Murgia
come dico anche sul libro, ci deve sbattere il muso, e questa gente il muso ce lo sbatte quotidianamente. Quindi ho voluto parlare di queste persone, perché l'idea era quella appunto di trasferire determinate sensazioni a chi in escursione con me non ci può venire per un motivo più disparato. E allora volevo trasmettere queste sensazioni. Diciamo, questo è un libro che serve per valorizzare il territorio. Io dico che non è valorizzazione del territorio in senso tradizionale, è quello che nasce da questa osservazione delle persone, delle cose, quello che nasce appunto dallo sbatterci il muso, come diceva lui, che ha per conseguenza la valorizzazione del territorio. Sono persone che, per esempio, l'iniziativa del Parco dell'Alta Murgia, con la quale Corrado collabora, la faccenda dell'idea geniale di fare le piste ciclabili con le quali lui si è battuto. Questa non è valorizzazione del territorio. Sulla Murgia ci si va con gli scarponi, sulla Murgia ci si va ben coperti, perché in certe giornate d'autunno, d'inverno, fa veramente freddo. Sulla Murgia non ci si va su una strada prefabbricata in bicicletta, asfaltata, ancora peggio. Però molto spesso si confonde, questo parere mio, ecco, che si confonde certe volte la valorizzazione del territorio con il, come dire, con l'imporre a quel territorio delle cose a uso delle masse. Cioè, Corrado poi, organizzando la giornata pugliese dell'escursionismo, che è una idea sua, quante persone hai avuto l'ultima volta? 250, una cosa del genere. Portare 250 persone a camminare, e, ovviamente poi con tutta l'organizzazione che c'è dietro, ma 250 persone che camminano a piedi con i loro scarponi tassativamente obbligatori, e più valorizzazione di così, forse questo territorio appunto non ha bisogno di piste ciclabili, di strade. Ha bisogno di essere conosciuto con lentezza. Quando noi sentiamo parlare della tutela dell'ambiente, la tutela del territorio, ci sfugge una cosa, che la tutela non esiste se non c'è la conoscenza. Per cui, per conoscere questo territorio non ci puoi passare neanche in bicicletta a 40 all'ora, è troppo, ci devi andare a piedi. Lo devi soffrire sotto i piedi, sotto al caldo, sotto al freddo, lo devi conoscere in questa maniera. E naturalmente in questa maniera riesci ad apprezzarlo. Apprezzandolo, la conseguenza è inevitabile, la tutela nasce da là. Se noi tutti sapessimo qual è la fortuna che abbiamo là a pochi chilometri, probabilmente non ci sarebbe neanche un copertone da trovare dentro i boschi. Fino a che questo non entra nella testa di tutti, purtroppo è un problema. Queste facce da Murgia, la gran parte sono persone assolutamente sconosciute. Questo libro è, secondo me, una modalità per raccontare la storia di una regione e per creare il mito, per raccontare il mito. Senza miti non si fa storia. La Puglia ha bisogno di costruire dei miti. C'è per esempio la conoscenza di alcuni di questi personaggi, e tra l'altro, badate bene, alcuni giovanissimi, per esempio Ugo è un laureato in scienze turistiche che va la mattina a raccogliere le cicorielle, è una delle tante cose che fa. Mi hanno fatto molto pensare alla resilienza. La resilienza è una proprietà dei metalli, però è un concetto che si usa in psicologia per indicare la capacità dell'uomo di cadere, di rialzarsi e di trasformare
a Bari si dice da Uast della Giusta, insomma, per rendere in maniera più semplice il concetto. La resilienza domina i protagonisti di queste storie, da Ippolita, che è una figura straordinaria di donna imprenditrice, donna che non ha mai viaggiato, credo, fuori dalla sua masseria, da quando è nata, credo che abbia più di 70 anni, ad Ugo, che invece è un giovane che si è laureato in una università urbana e che preferisce appunto l'università, ha scelto di stare lì. E quindi io non devo tessere le lodi della mia terra, perché io sono barese, sono pugliese, sono nato sulla muraglia, quindi qualcuno potrebbe dire: ma tu stai facendo l'elogio della tua terra. Però vi assicuro che sono, come dire, delle vite esemplari, perché si capisca come i pugliesi sanno trarre l'acqua dalle pietre. Scrivendo pensi e ti immedesimi ancora di più nella storia di queste persone, e vi posso garantire che immedesimarmi nella storia di Nicola è una cosa che strazia. Nicola è un uomo mite, assolutamente un uomo buono, e sta dedicando tutte queste sue escursioni, tutte queste sue attività alla figlia. Infatti ogni itinerario non lo chiama da Cicillo a Federico, lo chiama Sara con un numero. Ne ha tracciati una marea, Sara con il suo numero. Lo sta facendo proprio perché alla figlia Sara piaceva molto camminare, soprattutto nel loro territorio, nella zona di Cassano, quindi territorio murgiano, e quindi per lui camminare su quei sentieri che aveva già fatto con la figlia chissà quante volte significa forse anche un po' rivederla, magari dietro una siepe, dietro un albero, dietro un muretto a secco, rivivere quei momenti. E nello stesso tempo, quello che dicevo prima era proprio quello di cercare di regalarle l'immortalità, di dare questo nome Sara a tutti. E tutti quelli che lo frequentano, che lo seguono, e sono veramente in tanti, oramai sanno che quelli sono i percorsi di Sara. Il corrido fotografico, perché Corrado gira tra l'altro sempre con la sua macchina fotografica, quindi non so quanti scatti tu abbia, perché per ogni escursione ne porta a casa un certo... Non meno di 100, non meno, però deve essere poco. E poi 1000, forse a casa. Sì, a casa, sì, no, so. Per ogni escursione sono 100. Per ogni escursione, sì. Lo scopo di questi racconti è quello. C'è stato qualcuno che recentemente mi ha chiesto: ma tu che hai fatto escursioni, tu che fai trekking, e già questo è sbagliato, chiariamo una volta per tutte, io non faccio trekking. Il trekking è una parola che non deriva dall'inglese, è un trekking deriva dal dialetto boero, una parola afrikaans, che significa più o meno letteralmente camminare lungo le tracce lasciate dai carri trainati dai buoi. Quindi questo sottintende il fatto che si tratti di un cammino molto lungo e di più tappe. Quindi ho fatto trekking qualche volta, ma io faccio escursioni solitamente, quando esco il sabato e la domenica, o il sabato e la domenica. Quindi, ma quando tu fai queste escursioni, e ne hai fatte tante, in giro per l'Italia e non solo, ma perché hai scritto della Murgia? Allora, bisogna trovare il sistema per farlo capire, perché noi camminatori camminiamo, no? Non è un modo di dire: ah, guardate che cosa sono riuscito a fare. No, non c'è nessuna gara, non c'è nessun premio, nessuno vince niente, o meglio, tutti vincono tanto, ma non come si può pensare, con accezione di competizione, ecco. No, assolutamente no. E allora camminare ci permette di vivere delle emozioni. Io queste emozioni poi ho tentato di metterle, di trasmetterle a chi ho accompagnato con me in escursione, e
per fortuna è stata tantissima gente, ma non mi bastava, perché tutta questa gente, ovviamente c'era tantissima altra gente che in escursione non ci poteva venire. Ci ho provato con le foto, è riduttivo perché la foto ti dà il momento ma non ti dà il profumo, non ti dà il freddo, non ti dà il caldo. Quindi ho tentato di trasmettere queste emozioni con il libro. Quindi noi camminiamo, facciamo escursioni perché viviamo emozioni e le vogliamo trasmettere. Se ci pensate un attimo, la parola escursione, questa deriva per fortuna dal latino, non deriva né dall'inglese né dal boero. Excurrere, andare fuori, e quindi per i latini era proprio quello il significato, no? Di allontanarsi e quasi volersi distrarre da qualcosa. Poi nel corso del tempo questa parola ha cominciato ad assumere un significato diverso, quasi più assimilabile alla scorreria, quindi si intendeva l'escursione quasi come se fosse un evento militare, quindi un atto violento, quindi ha perso il suo significato iniziale, fino alla fine del Settecento, quando dei geologi hanno cominciato a pensare di andarsi ad avventurare proprio là in quei posti dove secondo le leggende c'erano i diavoli, i demoni, i morti, i mostri, c'era di sulle montagne, nei boschi fitti, hanno cominciato ad avventurarsi e poi tornando giù hanno cominciato a raccontare quello che avevano visto e la gente li stava a sentire perché voleva sapere se lì c'erano veramente i demoni o che. Lì è nata la letteratura di montagna, di viaggio. Sì, c'è il precursore, c'è Petrarca con l'ascesa al Monte Ventoso, sì. Però diciamo che la letteratura di montagna vera e propria è nata in questo periodo, alla fine del Settecento, perché poi nell'Ottocento è maturata ed è il significato di escursione lentamente ha ripreso la sua impostazione primordiale, cioè correre fuori. Anche emozione deriva dal latino, ex movere, e guarda caso sembra quasi avere lo stesso significato, no? Solo che questa volta questo andare fuori non è inteso in senso fisico, ma è in senso interiore. Quindi noi che camminiamo, ecco, quella è la conclusione del fatto, ex currere, ex movere, camminiamo per vivere emozioni e poi magari cerchiamo anche di trasmetterle. Una giornata di un'escursione di una giornata, io la chiamo normalmente proprio sciacquo del cervello. Ho scoperto che una sorta di psicoterapia, perché se uno poi ha un sacco di pensieri, è talmente impegnato a guardare dove mette i piedi che riesce a non pensare assolutamente a niente. Torna a casa, come si diceva, stanco ma felice. Come faccio a portare la Murgia, a portare queste sensazioni a chi sta seduto in poltrona a leggere un libro? Io dico che c'è riuscito benissimo rileggendo alcuni pezzi. Proprio ieri sera è successa una cosa straordinaria, ho sentito proprio l'odore della terra, ho sentito il freddo dei muretti a secco, quando certe volte in escursione abbiamo bisogno di attraversarli o di appoggiarci. È un libro, secondo me, magico, perché riesce in molte occasioni a trasformare proprio in sensazione fisica quello che è scritto, che non è una descrizione nel senso letterale del termine. Ecco, è un racconto di cosa accade quando si vede, quando si sente, quando si tocca, ecco. Qualche
elemento della natura. Lui lo dice nella introduzione, dice: avrei parlato di luoghi, abitudini, sentieri, ma soprattutto di persone. Questa faccenda delle persone è parte integrante di questo ambiente che ha una magia, dicevo, tutta particolare. Non si tratta soltanto di camminare, ma oltre agli incontri con le pietre, oltre agli incontri con gli alberi, con la rosa canina, con la ferula, ci sono incontri con delle persone che vivono sulla Murgia. E Corrado spiega bene come gli è venuta, insomma, questa idea, perché è un patrimonio, il patrimonio di queste persone, di questi incontri. Qualche cosa di speciale anche quello, perché le persone che incontri in certi luoghi sono in qualche modo speciali e anche indimenticabili. Non sono le persone che si incontrano normalmente in città, sono persone che sono legate talmente in modo talmente indissolubile al territorio che risulta quasi strano vederli, incontrarli da un'altra parte. E avrei parlato di alcune delle tantissime persone che ho conosciuto camminando, e molto diverse tra loro queste persone, ma hanno in comune qualcosa, che sono i ritmi di vita, e sono dei ritmi di vita in qualche modo scanditi dalla natura, da questo luogo particolarissimo.